Buongiorno coltivatori e benvenuti sul canale di Orto da Coltivare. Io sono Pietro Isolan e oggi parleremo di potatura verde e salute della vigna. Siamo a metà maggio ed è un momento davvero chiave per intervenire e prevenire eventuali problemi più grossi. È un momento chiave sia per la delicatezza della situazione, perché in questa fase le viti per alcuni aspetti sono piuttosto vulnerabili, e sia per il fatto che i tralci sono ancora piccoli ma si vedono già, e quindi andiamo appunto a fare un'operazione importantissima, ma quanto purtroppo sottovalutata, che è la potatura verde. Nel mentre andremo anche a vedere alcuni altri interventi da fare a maggio nel vigneto, ma andiamo con ordine e partiamo subito a vedere quali sono le cose da tenere d'occhio e i piccoli interventi da fare. Nel frattempo ringraziamo l'azienda agricola e agriturismo Castello di Pratelli che ci ha ospitato per fare questo video. Accorgimento numero uno da fare prestissimo: i trattamenti con lo zolfo in polvere per prevenire l'oidio. Non è mai troppo presto per farli. Appena i tralci spuntano, appena sono lunghi anche pochi centimetri, è già bene intervenire, perché l'oidio dorme tra le cortecce, tra l'erba, tra le zolle, ed è pronto poi a partire quando ci saranno le condizioni. Per cui un trattamento di zolfo fatto così presto previene davvero tanti problemi. Poi a intervalli regolari, con lo zolfo bagnabile insieme al rame e ancora con lo zolfo in polvere se si dovessero verificare le condizioni per l'oidio. Seconda situazione da tenere presente già da ora è naturalmente la peronospora, che è il nemico numero uno per i nostri grappoli. Quindi si tratta di partire già ora con i trattamenti di rame oppure con i suoi sostituti, che di questi tempi stanno prendendo piede, come per esempio propoli, bicarbonato e macerati. C'è la regola dei 3-10 per capire quando partire: 10 cm di sviluppo dei tralci e qua ci siamo, 10 gradi di temperatura e da qualche giorno ci siamo, e poi che siano venuti almeno 10 mm di pioggia e cominciamo ad esserci anche lì. Per cui in questi giorni è bene partire con i primi trattamenti preventivi. E poi veniamo a due insetti che sono fra gli ostacoli, diciamo, per l'uva, soprattutto quando è già matura, che sono da una parte la tignoletta e la tignola, dall'altra la Drosophila Suzuki, che è chiamato anche moscerino asiatico, un affare piccolo piccolo che va a fare l'uovo nell'acino, dal quale uovo poi nasce un vermiciattolo che se lo mangia da dentro. Del resto anche la tignola fa la stessa cosa. Ma andiamo con ordine e vediamo come poter prevenire intanto la tignola. Contro la tignola uno dei sistemi di monitoraggio e prevenzione sono queste trappoline, che sono state sviluppate dai nostri amici di Tap Trap. Gli insetti sono attirati grazie ad un doppio effetto: il colore del tappo e l'esca che andiamo a preparare. Per quanto riguarda il tappo giallo, è facile, basta acquistarlo così, procurarsi un barattolo, anche un barattolo usato, basta che sia compatibile come misura. E poi per la ricetta, per le tignole, facciamo tipo un vin brûlé in effetti, perché ci vuole un litro di vino rosso, zucchero, cannella e chiodi di garofano. Lo lasciamo macerare qualche giorno, poi lo diluiamo con 3 litri d'acqua e lo mettiamo a lavorare. Per il monitoraggio in questa fase ne bastano poche, poi se vogliamo fare invece una cattura massiva ce ne vorrà una ogni 8-10 metri. E passiamo invece alla trappola per la Drosophila che ho qui dietro. Come si vede, in questo caso il tappo è rosso, perché la Drosophila attacca anche frutti rossi, appunto, per cui preferisce questo colore. In questo caso l'esca alimentare è diversa, perché abbiamo 300 ml di aceto di mele, abbiamo 50 ml di vino rosso e un po' di zucchero. Fra l'altro queste non sono esattamente ricette della nonna, perché questa per esempio è stata sviluppata in collaborazione con la fondazione Edmund Mac di San Michele all'Adige, per cui ci sono studi di anni fatti dietro ed effettivamente l'efficacia c'è. In descrizione qua sotto trovate un link ad un video veramente completo sull'argomento che abbiamo fatto l'anno scorso e anche il link per dove trovare le trappole. Tutti questi problemi che abbiamo elencato hanno una cosa in comune: amano la vegetazione fitta, e quindi noi possiamo con la potatura verde andarla a ridurre in maniera strategica. Andiamo a vedere nel vigneto come si deve fare. Eccoci qua, vediamo subito il concetto fondamentale, il primo da sapere. L'uva viene prodotta preferibilmente dai tralci che nascono dal legno di un anno. Quindi in questo caso abbiamo un cordone speronato, vediamo che qui c'è un bello sperone lasciato l'anno scorso, ci sono due tralci
piuttosto vigorosi e tutte e due hanno l'uva. Ancora non ha fiorito, ma comunque si distinguono molto bene i grappoli. I tralci che sono nati invece dal legno più vecchio, che sono questi, difficilmente hanno il grappolo e in più sono piuttosto deboli. Quindi sono proprio questi quelli che dobbiamo andare a togliere. Banalmente possiamo mettere la mano sotto allo sperone e tiriamo via tutti quanti i tralcettini. E abbiamo già fatto un grande servizio a questa pianta, perché rispetto a prima l'aria passerà molto molto meglio. Questi tralcettini adesso li vediamo piccoli, ma fra qualche settimana saranno già lunghi più di un metro, belli spessi, e poi arriveranno a lignificare. Vediamo anche quest'altro sperone, andiamo a individuare dov'è. Lo sperone che abbiamo lasciato è questo. Qui vediamo che tutte e due hanno l'uva. Invece i tralci che sono sul vecchio andiamo a toglierli. Sicuramente qualcuno di voi mi dirà: sì, ma qualcuno che esce da sotto anche lui ce l'ha all'uva. Infatti questo qua, vediamo subito il caso, questo è uscito da sotto, guarda caso all'uva, ma se andiamo a vedere bene è nato da uno speroncino che è stato dimenticato in potatura, eccolo qua, per cui lui è rimasto fertile all'uva perché c'era una parte di legno nuovo in quel punto. Quindi questo è il primo concetto, pulitura degli speroni. E se invece degli speroni abbiamo un capo a frutto come nel Guyot, andiamo a vedere. Nel caso di un capo a frutto come questo, naturalmente dovremo lasciarli tutti i nuovi tralci, perché il legno di un anno è questo che abbiamo lasciato legato in orizzontale per fare in modo che vengano emessi questi nuovi tralci che hanno l'uva. Quindi eventualmente cos'è che dobbiamo togliere qui? Dobbiamo andare a togliere i tralci che sono nati dalla parte bassa della vite. In questo caso è una vitina nuova, qui in realtà stiamo costituendo il cordone, ma vale lo stesso caso nel Guyot. Quando lasciamo un capo a frutto che leghiamo non andiamo a togliere niente da qui. Eventualmente togliamo roba dal legno vecchio, quindi dalla zona in cui è partito il nuovo capo a frutto. Per esempio in questo caso dal capo a frutto non togliamo niente, andiamo a vedere cosa c'è sul legno più vecchio e qui troviamo già dei tralcettini piccoli da poter togliere, eccoli qua. Ci sono anche un paio di speroni, li rispettiamo e ripuliamo la parte bassa di questa vite e la potatura verde è già fatta. Ne approfittiamo per dare un'occhiata a come è stata gestita l'erba in questo vigneto. Così va benissimo perché l'erba è stata lasciata crescere un mezzo metro circa e poi è stata sfalciata. Questo materiale che rimane per terra, semi intero diciamo, contribuisce a mantenere fresco il suolo, quindi il sole andrà a battere sull'erba e non sul suolo lavorato, in modo che l'umidità venga mantenuta il più possibile. Questa nel giro di qualche giorno seccherà e prenderà l'apparenza di una pacciamatura naturale. Andiamo a vedere invece dall'altra parte, perché qui è stata tagliata un filare sì e un filare no. Andiamo a vedere cosa è stato fatto nell'altro filare. Nell'altro filare è stato passato un ripuntatore a denti fissi in modo da fare dei tagli verticali nel suolo, in modo da far filtrare giù l'acqua, in modo da avere un interfilare lavorato e un interfilare no. Così anche in situazione d'emergenza per i trattamenti si potrà accedere col trattore senza problemi. Poi invece l'erba sotto al filare verrà tagliata o lavorata con un macchinario interceppo, quindi che lavora tra ceppo e ceppo. Nel caso di un piccolo vigneto casalingo per fare il vino per voi andrà benissimo il decespugliatore, per esempio. È l'attrezzo corretto per passare tra i ceppi una volta che abbiamo tagliato l'erba tra fila e fila. Ma adesso andiamo a vedere qualche vantaggio di questa bella operazione della potatura verde, perché in effetti ci vuole anche un bel po' di tempo a passarsi tutte le file a fare questo lavoro. Che senso ha? Tanto per cominciare, le energie della nostra pianta vanno solamente ai tralci che portano i grappoli e non vanno ad alimentare invece quei tralci che non li hanno. Quindi se noi vediamo qua, abbiamo questi tralci che sono sugli speroni, abbiamo quelli sotto che arrivano dal vecchio, questi non andranno a succhiarmi energie che invece devono andare all'uva. Un altro elemento importante è la facilità di raccolta, perché banalmente facendo così l'uva si vede, perché adesso, come ho detto prima, i tralci che noi togliamo si vedono piccolini, si tolgono con le mani,
ma poi creano un vero e proprio muro verde che nasconde l'uva. Per cui quando andiamo a raccogliere, tra una vigna che ha avuto la potatura verde e una vigna che non l'ha invece avuta, c'è una differenza abissale, ci si mette la metà del tempo a raccogliere. E fra l'altro non si va a spargere uva in giro perché è anche facile da tirare via. L'uva incastrata in mezzo ai tralci, chi ha vendemmiato sa cosa vuol dire, si sgrana dappertutto. Un altro vantaggio è il fatto che l'uva così non marcisce, perché l'uva che rimane chiusa fra i tralci che escono anche dal cordone è molto più soggetta ad una malattia che si chiama botrite o muffa grigia, che ce la fa marcire completamente. La vediamo diventare grigia quando la buttiamo nel secchio, fa uno spolverio, fa una nuvola di spore di questa muffa che si chiama botrite, appunto. Questo succede soprattutto quando l'aria non passa e quindi quando diventa come un sacchetto verde chiuso. Lasciando questi spazi tra sperone e sperone sarà ben difficile che questo succeda, perché avendo solo 2-3 tralci per ogni punto di produzione, l'aria qui in mezzo passa, quindi asciuga. Un altro aspetto fondamentale è il fatto che quando noi faremo i trattamenti passeranno tra foglia e foglia se avremo fatto la potatura verde. Questo perché un muro verde che non fa passare il trattamento rende purtroppo il trattamento, non dico inutile, ma insomma meno efficace. Ancora una volta le zone chiave sono questi passaggi d'aria fra sperone e sperone. Un'altra cosa interessante è il fatto che se noi andiamo a togliere i tralci che non servono, quando poi andremo a tirare su questi due fili, questo e questo, che fanno da contenimento per i tralci che invece portano l'uva, ed è una fase importantissima, altrimenti avremo tutti questi tralci che si allungano in mezzo alla fila. Quando poi passiamo con il trattore li rompiamo, invece tirandoli su in questo modo li ingabbiamo di fatto, e riusciamo ad ingabbiarli in maniera molto più semplice se ne abbiamo meno. Va a logica anche, no? In più, quando passeremo durante l'estate con la forbice o con le macchine a fare una cimatura, di nuovo sarà più semplice perché i tralci saranno meno e più ordinati. Ma stavo dimenticando un vantaggio fondamentale: tutti i tagli che fate ora con le mani, perché di fatto i tralcettini così vengono via con le mani, avete visto come ho proceduto, non ho nessuna forbice in mano, quindi tutti questi tralcettini che staccate ora sono tralci che non dovrete poi tagliare a gennaio o febbraio, di conseguenza sono tutte ferite che non facciamo subire alla pianta, per cui c'è anche un vantaggio di ordine fisiologico per la pianta oltre che produttivo. Nel frattempo è uscito anche il sole, andiamo a vedere un paio di cose di potatura verde veramente importanti, perché abbiamo detto come si sistema la parte alta della nostra vite, ma i tralci che ci sono nella parte bassa, quindi che partono magari addirittura da terra, com'è che dobbiamo gestirli? In casi come questo vediamo come abbiamo parecchia robina che arriva da sotto. In questo caso era stato addirittura dimenticato un tralcettino, non era stato tagliato, non c'è problema, andiamo a toglierlo direttamente e andiamo a togliere anche questo, perché la situazione in una vite in salute deve essere quella della curva completamente libera, il tronco e la curva. A produrre partiamo da qui, altrimenti la pianta purtroppo tenderà a dare priorità a quello che c'è nella curva e a dare meno importanza invece alla parte che ci interessa, cioè al cordone. Ma questo vale sempre? Attenzione, perché nel caso di una pianta ammalata o in difficoltà è bene lasciare un ricaccio, e questo lo vediamo a potatura verde, come nel caso di questa pianta che si vede piuttosto debole nella parte alta rispetto alle altre piante vicine. C'è qualcosa che sicuramente la sta ostacolando, per cui cosa farò? Andrò a togliere tutto dal tronco? No, me ne lascerò uno, perché in caso che il problema sia davvero serio me lo tengo e potrei andare addirittura a tagliare la pianta principale e a rifarla da un ricaccio che prendo da sotto. Quindi per esempio andrò a fare così: tolgo questi alti e ne lascio uno o due qua sotto, questi qua me li lascio e potrò addirittura legarli. Guardiamo un paio di viti come erano prima e come vengono dopo la potatura verde. Ecco come si presenta prima, andiamo a potare e vediamo il dopo. Ed ecco come si presenta dopo, circa 2 tralci per ogni sperone. Vediamone un'altra, ecco il prima. Ed ecco il dopo, qui non c'era tantissimo da fare,
e c'è anche un piccolo errore di potatura, perché qui uno sperone sarebbe meglio che non ci fosse. In questi casi potremmo anche intervenire in questo modo, eliminando un errore. Bene, spero che questi consigli vi siano utili. Tenete presente che qui siamo in un vigneto professionale, è un ettaro circa, ma questi consigli vanno benissimo anche per poche file per farvi il vostro vino o per farvi la vostra uva da mangiare. Se vi sono rimaste domande, fatele pure qua sotto nei commenti e ci vediamo alla prossima. Buona coltivazione a tutti! Ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perderlo. Trovate in descrizione info e link di tutti i prodotti e attrezzature utilizzati in questo video.